quando i 5 Stelle si sono candidati qui vincendo nettamente le elezioni politiche, avevano promesso un reddito di cittadinanza che valeva più o meno 63 miliardi di euro, ho detto stamani mattina. Poi Di Maio ha detto abbiamo trovato coperture per 20 miliardi di euro, ha chiuso la campagna elettorale dicendo questi sono 20 miliardi di euro che nel primo consiglio dei ministri metteremo sul reddito di cittadinanza. Poi ha tirato fuori 4 miliardi di euro aggiuntivi rispetto al REI adesso. Questa è la prima cosa che io dico, è che hanno mentito su questo, hanno mentito sui 600.000 rimpatri, quelli della Lega, hanno mentito sulla flat tax, hanno vinto le elezioni mentendo. Questo deve essere chiaro, perché oggi con il decretone si conferma il fatto che hanno detto bugie in campagna elettorale. Chi li ha votati su un'altra piattaforma. Poi c'è un secondo elemento che per me è importante, e cioè che questo tipo di scelta è concettualmente inutile per far ripartire l'economia. La gente ha bisogno di lavoro, non di sussidi. Ora, io non so com'è la situazione negli ultimi mesi, non credo sia improvvisamente migliorata, ma se uno in provincia di Palermo, per non andare in provincia di Enna, che sono messi sicuramente peggio, o in provincia di Caltanissetta, cerca lavoro, non ha bisogno del navigator, anche perché il navigator vi dovrebbe dare 3 proposte di lavoro. Ora, io credo che se a Enna ci sono 3 proposte di lavoro, non c'è bisogno del navigator per saperla. Cos'è il navigator? Il navigator è il forestale del terzo millennio. Io ti assumo. Ti tengo legato. Tra l'altro li assumono a tempo indeterminato? No, perché se li assumi a tempo indeterminato devi fare un concorso. E il concorso non lo possono fare.